I gioielli! Qualcuno sta rubando i gioielli! Chiamate la regina! Cercate dappertutto! Devono essere ancora qui dentro! Battete ogni centimetro! Ogni bambino al mondo nasce portando dentro di sé il mistero dell'universo. Quello che agli adulti sembra un insieme di versi incomprensibili è in realtà un linguaggio segreto che i bambini usano per comunicare tra loro. E qui, al Bobbins Day Care Center a Washington, risiede il quartier generale della Baby Squadra di investigatori. La loro missione? Usare le menti più brillanti e gli strumenti ad alta tecnologia per risolvere crimini e svelare i misteri in giro per il mondo. C'era una volta una fanciulla di nome Biancaneve che viveva in un grande castello immerso in una favolosa foresta con i cavalli, alberi meravigliosi e fiori tutti intorno. E lì incontrò un principe. E vissero entrambi felici per sempre. E è ora di colazione, gracias Kylie. Ci sono degli orari da rispettare. Vamonos, vamonos alla messa. Kylie, tu sabes. Salve, generale. Tagliamo corto, Bob. Avete raggiunto grossi risultati nel campo della comunicazione dei bambini. Io mi sono occupato di qualunque minaccia, dagli alieni alle operazioni bianche, nere, comprese quelle che non hanno ancora un colore. Ma una squadra guidata da bambini che risolvono crimini in giro per il mondo mi suona davvero molto strano. Vede, generale Hager, i bambini posseggono la conoscenza dell'universo. Possiamo usare questo potere per aiutare le persone che sono in difficoltà, capisce? In teoria. Basta con la teoria, Bob. Il presidente vuole che entriate in azione immediatamente. Bob, fuori c'è un ragazzo che aspetta. Hai assunto un nuovo insegnante di musica. È opera mia. Si chiama Holden Hammersmith. È uno dei nostri migliori agenti. La sua è solo una copertura. Sarà il mio contatto interno. Cioè, ha mandato qualcuno a spiarci. Siamo un'agenzia di spionaggio, Bob. È il nostro lavoro. Sappiate che vogliamo dei risultati entro un mese o voi non esisterete più, né ufficialmente né ufficiosamente. È ufficiale. So che ce la farai, tesoro. E comunque, nel frattempo, ho una nuova ricetta per la quale mi serve il tuo giudizio. Wow! Sai da quanto tempo sogno di aprire un grande ristorante biologico per bambini? Beh, questo pancake è fatto con i broccoli. Wow, davvero ottimo, amore. Oh, sapevo che ti sarebbe piaciuto. Ti amo tanto, tesoro. Vado subito a farne degli altri. Quanti credi che ne vorrai mangiare? Salve, Holden, giusto? Sì. È molto che aspetti? Oh, no, solo qualche minuto. Sono tutti molto emozionati, vedrai, sono fantastici. Ehi, ragazzi! Lui sarà il vostro nuovo insegnante di musica. Ciao a tutti! Carino! Oh, pubblico tosto, eh? Succede spesso. Già. Around and round, around and round, all the wheels on the bus go round and round, all through the town. Let me hear it. Yeah! Woo! Beh, sei stato grande. È talento. Già, nessuno era mai riuscito a farli addormentare così presto. Scusami un secondo. Devo fare una chiamata. Ok. Grazie. Va bene. Ragazzi, state bene. Sogni d'oro. Hammersmith, codice di sicurezza 643. Sono qui da più di 2 ore. Non ci sono geni, soltanto un branco di lacrimosi poppanti. Sì, certo, ho capito. C'è puzza di cacca ovunque qui. Certo, deve credermi. No, non volevo dire questo. Sono tutti molto carini e svegli per essere dei bambini. Sì, sapranno allacciarsi le scarpe, ma niente di più. Io non lo so. Mi dica lei che cosa vuole che faccia. Certo, signore, mi rendo conto, ma non ho visto nessun segnale della loro superintelligenza.
Sì, certo, stia tranquillo. Le stenderò un rapporto completo, non si preoccupi, generale. Sì, capisco. Sarà più che dettagliato, ovviamente. La richiamo io. Inizio collegamento con il centro operativo di Londra. Buongiorno, squadra. Concentratevi. Abbiamo un lavoro da fare. La prossima volta usa l'ascensore. Bob Bobbins. Kylie Bobbins, mia nipote. È un piacere. L'agente Hammersmith inviato dall'agenzia per osservare e relazionare. Cosa caglio? Babino. Oh, mamma mia! Lui è una spia! Di certo non è un musicista. Shirley Jones, signore! I gioielli della corona sono stati rubati! I gioielli della corona, capite? Mettiamoci al lavoro all'istante. I gioielli della corona di Londra sono i simboli reali britannici. La collezione vale milioni. Gli oggetti rubati: lo scettro d'oro del cavaliere, la collana di diamanti della principessa e anche la corona di stato imperiale, quella che indossa la regina. È favolosa, sarà della mia misura. Ti piacerebbe, piccola fanatica della moda? I nostri simboli reali per noi sono importanti. Tutta l'Inghilterra è in subbuglio. Tranquilli, manderemo una squadra a Londra immediatamente. Davvero? Si parte! Siamo sicuri di essere pronti, zio Bob? L'abbiamo simulato migliaia di volte ormai. Ragazzi, stavolta si fa sul serio. Era ora che entrassimo in azione. Sì, vieni qui, amico. La nostra prima missione. È impossibile che parlino tra loro. E invece lo è. Ma quando si rivolgono a un adulto, solo un Bobbins riesce a capirli. Credo che i Bobbins non siano mai cresciuti. Questo cos'è? Un Vortex Z35. Permette di spostarsi per il mondo attraverso il wormhole. Sai, fisica quantistica è roba da bambini. Io sono laureato in fisica quantistica e penso di saperne molto di più di questi mocciosi. Non esserne troppo sicuro, credimi. Kylie, tu guiderai la squadra insieme a Skip e Alfred. Che succede? Bob, preparati. Sei sicuro viaggio. Che possano farcela? Ho piena fiducia in loro, Betty. Sono dei geni. Ma sono sempre dei bambini. Ce la faremo, mamma. Ok, è Kylie che comanda. Ricordatevi di fare tutto quello che vi dice, d'accordo? Ecco la merendina per la vostra prima missione. Sono dei pancake ai broccoli. Il padre di Skip li adora. Grazie, papà. Kylie, questo è un transponder Z35. Tienilo sempre con te, così potremo triangolare la vostra posizione e farvi tornare a casa. Attivazione Vortex Z35. Campi di energia alzati. Sincronizzazione del passaggio spazio-temporale. Il wormhole. Sto programmando il wormhole per adeguare i vostri vestiti all'ultima moda di Londra. Mi mancherai. Fa' attenzione. Abbiamo impostato la telemetria in modo che vi materializziate in un vicolo vicino alla Torre di Londra, dove nessuno dovrebbe notarvi. Ha funzionato davvero! Salve, mi scusi? Oh, salve! Ma guarda che bei poppanti! Ehi, amico, chi hai chiamato poppante? Stavo cercando di schiacciare un pisolino, ma sembra che qualcuno si sia intrufolato nel mio taxi. Di dove siete, ragazzini?
Questo tizio è davvero così? Non credo che mi capiscano. Oppure sì, eh? Mi spaventa. Dove andiamo, tesoro? In realtà ci siamo persi. Può portarci alla Torre di Londra? Oh, la Torre di Londra, dove sono conservati i gioielli della corona. Sono stati appena rubati. Ci sarà molto movimento laggiù. Mi rendo conto, ma è molto importante che raggiungiamo la torre. Il cliente ha sempre ragione. Giusto, bambini? E allora che la Torre di Londra sia! Allacciate le cinture. Ma stiamo guidando a sinistra! Guarda, sembra una ciambella gigante! Laggiù c'è il Big Ben, quell'orologio a 150 anni. Wow! Wow! È il terzo orologio più alto del mondo. E alla vostra sinistra c'è Buckingham Palace. Salutate! Magari ci sono William e Kate alla finestra. Sai chi ci vive lì? La regina! Quello è stato un matrimonio! Loro sì che li sanno fare! Questo tizio è strano. Di sicuro gli serve un dentista. Cavolo! Vi vogliamo bene! Vi voglio bene! Sono forte! Non ci credo che sono qui. Sorridi! Siamo arrivati alla Torre di Londra. Cercate le guardie reali. Potete fare quello che vi pare, ma non riuscirete a farli ridere. Questo lo vedremo. Sembra che l'abbiano messo in una cuccia. Somiglia a un barboncino gigante. Guarda, bello come i Black Eyed Peas. Andiamo, smettetela di fare i bambini. Abbiamo un lavoro da fare, avanti. Non è reale. Forse è un soldatino giocattolo. Siamo solo all'inizio, bambini. Voi non avete idea di come andrà a finire. Mi serve un tesserino di identificazione per arrivare sulla scena del crimine. Mi metto al lavoro. Guarda, Gabby, usa questa foto. Adoro i suoi capelli in questa foto. Sì, ma guarda com'è vestita in quest'altra. Lei sì che sa abbinare gli accessori. Non capisco cosa dici, ma non mi sembra che il tuo lavoro sia fondamentale. Gli uomini non hanno proprio stile. Naturalmente. Guardagli le scarpe. Gli uomini non hanno idea di quanto contino le scarpe. Io ho più scarpe che ciucci nel mio armadio. Perfetto, Jordan. Grazie. Passo e chiudo. Wow, ne hanno di roba qui dentro. Alfred, non toccare niente. Quello che rompi, paghi. Sono l'ispettore Capo Jones di Scotland Yard. Posso aiutarmi? Salve, Kylie Bobbins, assistente del segretario del Dipartimento di Stato americano qui a Londra. Vorremmo offrirle assistenza. Credete che la berrà? Questo tizio sembra sveglio. Benissimo, Miss Kylie. E i suoi ragazzi? Il segretario è dovuto partire all'improvviso. Le assicuro che non daranno problemi. Babysitter oggi, eh? Non è la sola. Anch'io sto badando alla mia piccola principessa. Ragazzi... Lei è mia figlia, Shirley Jones. Miss Bobbins, mi permetta di mostrarle ciò che abbiamo raccolto finora. Benvenuti, ragazzi. Ciao, Shirley, cosa sappiamo? È anche un indizio, un crimine quasi perfetto. Loro cercano in alto, noi in basso. Seguitemi! Non è male essere una spia. Divertente! Qui c'è qualcosa, ragazzi! Sono contento di essere qui. Ehi, c'è un indizio! Ops! Colpa mia! Trovato qualcosa? Sì, un altro buon indizio. Un elemento di prova, un hamburger! Davvero fantastico, analizzalo e poi usa il disinfettante. Centro di comando! Vi inoltriamo i primi indizi, qualche risultato da voi? Un'impronta di scarpa, un berretto da baseball e un hamburger mangiato per metà. Deve essere un ladro molto disordinato. Credo che tu abbia ragione. Ricostruiamo la sequenza di eventi con il simulatore grafico. Certo! Adoro questo lavoro. Qualcuno si introduce nel condotto di ventilazione, troppo stretto per un adulto di dimensioni normali. Una volta all'interno, il nostro ladro puzzolente si preoccupa di far entrare il suo complice.
Il test del DNA suggerisce che quel berretto da baseball qualche volta è stato indossato da un bambino con una testa molto grande. Qualcuno che di certo non ha stile. Ha usato un laser di particelle per tagliare il vetro. Qualcosa ha fatto scattare l'allarme, ma sono comunque riusciti a scappare. E i test sull'hamburger? Pronti a ricevere i risultati? Segni di un piccolo morso, ripieno di carne, quasi il 95% di grassi. C'è solo un posto a Londra che vende hamburger così unti. Yu, si mangia! Ecco a voi. Mi scusi, è lei il responsabile? Certamente, mi chiamo Guffman, al suo servizio. Vi piacerà da matti il nostro hamburger fish and chips? Stiamo cercando la persona che ha mangiato questo hamburger. Ha servito per caso un cliente dal fare un po' sospetto? Lui sembra sospetto. I nostri clienti tendono a essere gruppi di famiglie, non persone dal fare sospetto. Il nostro capo vuole che questo posto sia il miglior fast food del mondo. Beauregard Burger? Esattamente, lui è il grande capo con suo figlio, il piccolo Baby Beauregard. Lo chiamiamo anche Big Baby, sapete, per via delle sue iniziali. Bibi! Bibi! Allora è Big Baby! Un baby criminale! Speravo meglio! Sa dove posso trovare Beauregard Burger? Oh, ma certo, sarà nel suo ufficio. Tenga, il suo biglietto da visita. Grazie, ci ha aiutato molto. Grazie a voi. Ok, andiamo. Ehi, ma non abbiamo finito! Era meglio a portar via. Oh, il piccolo Beauregard Burger! Ma quanto sei carino! Oh, ma quanto sei cresciuto! Tu farai tutto quello che ti dirò! Io farò tutto quello che mi dirai! Ma che succede? Appi! Mi scusi? Mr. Burger? C'è nessuno qui? Benvenuti! Salve, sono qui per intervistare... Mr. Beauregard Burger! Chi sono questi due, i Blues Brothers? Wow, 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 wow! Siete benvenuti al Big Daddy Burger! Sono Beauregard Burger. Kylie Bobbins, abbiamo parlato al telefono. Certo, e questi devono essere i suoi nipoti. Prego, venite nel mio ufficio. Sto scrivendo un articolo sulla bontà dei vostri menù fritti per i bambini. Finalmente! Una giornalista che non ha paura di stampare la verità! Oh, Miss Kylie, lui è mio figlio, il piccolo Beauregard Burger. Forse i suoi nipoti possono giocare un po' con lui mentre noi parliamo. Avanti, venite, ragazzi. Quindi sei tu, Big Baby. E tu sei qui con tua zia, la giornalista. Interessante. Ah, bella maglietta. Ti starebbe bene un berretto da baseball. Dato che siete nuovi qui in città, voglio darvi un consiglio. State alla larga dai nostri affari. Altrimenti... Oh! Allora, ci sono novità? Ho parlato con Mr. Burger, ma non ho scoperto niente. Ma noi sì! La scansione GPS delle impronte ci ha guidati dalla Torre di Londra direttamente nel fast food di Mr. Burger. Quindi i gioielli devono essere qui. Attenzione, signora Garcia, in arrivo. Effetto distrazione di livello 6. Ma che cosa fanno questi bambini? Bomba da pannolino sganciata. Sì! Ah, ti avevo appena cambiato. Dobbiamo far uscire i gioielli da questo posto. Fare uscire i gioielli. Non dovete per forza ripetere tutto quello che dico. Non dobbiamo ripetere. Bibi! Ma che sta succedendo? Credo che dovrò ipnotizzarti un'altra volta. Appi! Appi! Ecco come ha fatto. Usando l'ipnosi, cerchiamo una cassaforte. Ho capito!
Forte! Per tutti gli hamburger ci siamo! Sì! Kylie, uscite da lì, stanno arrivando! Andiamo, ragazzi! Ha preso i gioielli, seguiamolo! Ispettore Jones! Abbiamo ricevuto una misteriosa richiesta di aiuto. Ecco quello che gli abbiamo trovato addosso. Solo la collana? E lo scettro e la corona? È riuscito a passare un sacchetto a un altro uomo. Probabilmente uno dei suoi stupidi scagnozzi. L'importante è aver catturato la mente. La mente? Ma se la mente è qui dietro? Non sia ridicola! Mr. Burger ci ha aiutato a risolvere il caso. È quell'uomo che ha rubato i gioielli! E noi abbiamo chiamato la polizia. Lei è un vero eroe, signore. Portiamo subito questo rifiuto alla centrale. Agli ordini! Ma che è successo? Dove mi trovo? Cosa... Sembra che ci sia qualcuno più intelligente di voi, baby squadra! Questo è ancora da vedere! Non abbiamo recuperato lo scettro e la corona. Purtroppo solo la collana di diamanti. Un gran bel lavoro, Bob. Adesso siete ufficialmente ufficiali. Passo e chiudo. Sì! Bravi! Ti voglio bene, mamma. Ti voglio bene, papà. E noi vogliamo bene alla nostra piccola spia. E anche a tutta la baby squadra. Quindi è ufficiale. Noi siamo ufficiali. E questo è solo l'inizio. Sì! Sì! Bravi! Sei pronto? Sono pronto. Motore partito, azione! Azione! Stiamo girando? Bravi. Sei bravissima! E azione! Motore partito, azione! Faccio io! Motore partito, azione! Azione! Bravi! Azione! La telecamera a sinistra? Qual è quella giusta?